di salin di fè ou mwen konen. Sou kwe manti, ale mandi boukman makandal ou mwen konen. Per tanti anni ho vissuto in Haiti. Laggiù ho sperimentato un mondo senza filtri tra l'uomo e la realtà, senza queste protezioni che abbiamo qui in Occidente. Laggiù ho sentito il forte legame che esiste tra l'uomo e la natura. Ed è in questo rapporto che trovano risposta a tanti quesiti. Al mio ritorno ho ritrovato il Vesuvio. Da lontano, dalle terrazze napoletane, era lo stesso vulcano di sempre, quasi un decoro di una scena teatrale. Ma questa volta ho sentito altro. Sotto la terra che calpestiamo bolle materia incandescente. L'aria che respiriamo è profumata di zolfo. Se c'è tanta gente che vive sotto la minaccia del vulcano, non è semplicemente a causa di un'urbanizzazione irresponsabile. C'è dell'altro. Per i contadini il legame a questa terra fertilissima, per altri un rapporto quasi simbiotico con il vulcano, per noi tutti una sorta di affetto, mista ad ostilità, fascino, oblio. Ed è questo sentimento complesso che mi sono messa in testa di esplorare.